Darei ora la parola al professor Cassese per una discussione di questa nozione di democrazia, ringraziandolo nuovamente di essere venuto tra noi. Toniolo aveva fondato da 4 anni, insieme con Salvatore Talamo, la rivista internazionale di scienze sociali. Quando vi pubblicò questo suo saggio importante, già citato dal professor Nello, intitolato Il concetto cristiano di democrazia, notate, il concetto cristiano di democrazia, non il concetto della democrazia cristiana. Un saggio che lui riteneva importante perché poi 3 anni dopo verrà ripubblicato a sua cura in una collana diretta da Romolo Murri con il titolo Democrazia Cristiana. Dunque la riflessione di Toniolo, 1897, si colloca in una traiettoria che ha al suo inizio, 62 anni prima, la Democrazia in America di Tocqueville, e ha alla sua fine, 22 anni dopo, quell'appello ai liberi e forti di Luigi Sturzo, in cui si trova una concisa definizione di democrazia. Ecco, io vorrei tentare di fare un esercizio diverso da quello fatto dal professor Nello, che ha collocato in un contesto storico il tema della democrazia in Toniolo, un esercizio di filologia, e quindi non il contesto ma il testo è quello che mi interessa, e cercherò di farlo con 3 ordini di riflessioni. Primo, cominciando col chiedermi ma come è stata ricevuta, come è stata accolta la nozione di democrazia formulata da Toniolo nel 1897. Secondo, in che cosa consisteva, guardandone i singoli elementi e quindi discriminando e vedendo gli elementi caratteristici di questa nozione di democrazia, in che cosa consisteva la democrazia per Toniolo? E terzo, come si compara questa sua presentazione della nozione di democrazia con questi due Tocqueville e Sturzo, come dire, accomunati e differenziati, accomunati dall'essere uomini politici, certamente lo è stato Sturzo, ma lo è stato anche Tocqueville, uomo politico molto attivo, più noto forse oggi come studioso Tocqueville, più noto forse oggi come politico Sturzo, anche se l'ambizione di Sturzo era proprio quello di essere uno studioso. Lui è stato uno dei fondatori, in fondo, della scienza sociologica in Italia. La prima domanda: come è stata ricevuta la nozione di democrazia di Sturzo? Beh, molti di questi lavori si aprono con il tema la fortuna di. Questo si dovrebbe aprire con la sfortuna della nozione di democrazia. Perché la nozione di democrazia di Toniolo è stata accolta sempre con toni e accenti critici. Vi faccio una rapida rassegna, cominciando dall'opinione del vescovo di Fossano, Manacorda, un intransigente, che definisce questo sforzo di Toniolo uno sforzo di gran cuore che sacrifica la mente. Sapete, dire una cosa di questo tipo a un professore universitario è abbastanza critico. Ecco, che continua, non caratterizza la democrazia, cioè non coglie nel segno. Gobetti, qualche anno dopo, qualche decennio dopo, è una dottrina, leggo dalle parole di Gobetti, che si muove nei limiti di una democrazia patriarcale che esclude l'iniziativa popolare e i principi di autoeducazione e vuol dare alle masse soltanto i palliativi di riforme e miglioramenti economici. Si potrebbe dire, vabbè, Gobetti apparteneva ad un'altra area, ma sentite quello che pensa De Gasperi,
Alcide De Gasperi dice della nozione di democrazia di Toniolo che è un programma politico sotto veste di programma sociale, diretto a contrastare liberali e socialisti, ma subordinato alla questione romana, che lasciava in ombra la distinzione tra sfera statale e sfera della Chiesa e non valutava a sufficienza la trasformazione dello Stato moderno. È un'autentica distruzione della nozione di democrazia di Toniolo. Gabriele De Rosa scrive nel 1966, e mi riferisco alla sua monumentale storia del movimento cattolico, un insieme di allusioni ed espedienti per cercare, sono sue parole, di convincere i cattolici ad accettare una democrazia che andava d'accordo con tutti. E continua. Quella dell'insigne economista cattolico era una democrazia che a furia di espedienti e di eccezioni di fatto riusciva ben poco rispondente alle esigenze della difesa organica di un grande proletariato. Essa, per essere accettata da tutti i cattolici, avrebbe dovuto escludere dal suo seno proprio quegli istituti e quelle caratteristiche che sono inseparabili da un concetto moderno di democrazia. Come tutti sanno, Serafino Maierotto nel 1980 ha ripubblicato questo fortunatissimo, sfortunato saggio sulla democrazia di Toniolo e introducendo questo saggio dice è una mimetizzazione del concetto di democrazia. Una presentazione truccata della democrazia, in cui quelli che sono i tratti della democrazia stessa sono presentati come accidenti per muovere i cattolici papali italiani in una certa direzione, cioè una maggiore attenzione per la questione sociale, per i problemi delle classi più povere. Ecco, allora, per rispondere alla prima domanda, come è stata accolta questa presentazione di Toniolo della democrazia? Beh, ha avuto una notevole sfortuna, perché da tante parti diverse gli si è fatto osservare che in sostanza non fornisce un contributo teorico alla nozione di democrazia. Quel concetto cristiano di democrazia non emerge, ma è semplicemente un modo per così dire, incartare questa nozione di democrazia e farla accettare al mondo cattolico, ma torcendo questo concetto tanto da finire per tradirne i lineamenti essenziali. Allora, se questa sfortuna è vera, se questa mia ricostruzione è corretta, chiediamoci, ma che cosa pensava Toniolo della democrazia? Vediamo da vicino qual è la sua definizione, perché lui dà una definizione di democrazia, e vediamone quali sono gli elementi. Proverò a ricostruirli in 6-7 punti, molto rapidamente. La sua definizione di democrazia è la seguente: quell'ordinamento civile nel quale tutte le forze sociali, giuridiche ed economiche, nella pienezza del loro sviluppo gerarchico, ricordo, sottolineo la parola gerarchico, cooperano proporzionalmente al bene comune, rifluendo nell'ultimo risultato a prevalente vantaggio delle classi inferiori. Questa è la definizione che lui mette, come dire, in esergo nel suo saggio sulla democrazia. Ed è una definizione a cui Toniolo tiene, perché in uno scritto assolutamente minore, nella deposizione nel processo a carico di Don Albertario, che è pubblicata nell'Opera Omnia di Toniolo, si trova una definizione analoga. Intendesi un ordine sociale nel quale tutte le classi, rispettate nella loro gerarchia, ritorna la parola gerarchia, convergano al bene comune in proporzione del bisogno di ciascuno. E perciò il vantaggio speciale del popolo più necessitoso di aiuto e debole. E intendesi politicamente un ordinamento di Stato nel quale tutte le classi siano rappresentate, comprese le classi inferiori,
comprendesi all'evidenza che tutto ciò è affatto legittimo ed anzi opposto al programma socialista. Sottolineo quest'ultima espressione perché c'è una continua preoccupazione di differenziazione dalla democrazia di ispirazione socialista. Voi avete capito già da queste due definizioni che questa nozione di Toniolo della democrazia ha alcune componenti, la prima delle quali è molto importante ed è stata già messa in luce molto acutamente dal professor De Maeyer quando ha parlato della depoliticizzazione della democrazia. Toniolo colloca la democrazia al di fuori e al di sopra dello Stato. Scrive: la democrazia potrà rifluire occasionalmente sull'assetto politico degli Stati, ma la sua esistenza e i suoi destini aleggiano al di sopra di qualunque forma di governo. Singolare concezione questa. Se voi ci pensate bene, il luogo in cui è nata la democrazia è lo Stato. Lui prende questa democrazia che è nata nello Stato e la mette fuori dello Stato, e perdendo quindi un po' tutte le coordinate essenziali della nozione di democrazia. Secondo, la democrazia, dice Toniolo, comporta un ampliamento della base politica della Costituzione, ma questo, noterete adesso poi la differenza con Sturzo, non vuol dire partecipazione universale delle plebi al potere, ma vuol dire, è un'altra citazione, fioritura delle più numerose e svariate autonomie amministrative di classe, di località civiche, rurali, provinciali, regionali. E quindi di conseguenza Toniolo vede la Camera dei Signori, la Camera della Borghesia, un Parlamento tricamerale, come se le difficoltà non fossero a sufficienza con un Parlamento bicamerale, con un'altra Camera ove, sedendo il clero, le università, le professioni liberali e gli iniziatori del progresso civile, per lo più elevatisi di mezzo al popolo per culto del sapere, della virtù, dell'operosità, sia rappresentato l'elemento direttivo della vita spirituale della nazione. Questo è il secondo tratto caratteristico di questa nozione di democrazia. Il terzo. Dice Toniolo che la democrazia, sono sue parole, non esclude, menoma o sconvolge la naturale e storica gerarchia delle classi, né genera fra esse scissura e contrasto. Vedete, alla lettura di questo saggio, la parola che ricorre di più in questo saggio non è democrazia, ma è gerarchia. Perché Toniolo cerca sempre di coniugare democrazia con gerarchia. Quarto tratto, la democrazia non involge affatto eguaglianza di ricchezze, ma solo una equa ripartizione di beni, sono ancora parole di Toniolo, che abbrevi la distanza tra gli abbienti o i nullatenenti, introducendo una graduata ripartizione di beni, preoccupazione evidente nei confronti delle idee socialistiche allora diffuse. In quinto luogo, la democrazia di Toniolo coniuga, riconosce la giustizia, il posto della giustizia, ma la coniuga con la nozione di carità. Accetta la giustizia distributiva nelle relazioni da superiori e inferiori, senza però che questa, lui dice, soppianti o sminuisca l'ufficio sublime della carità, cioè qualcosa che è concesso, non qualcosa che è dovuto di diritto, come la giustizia. E da ultimo, la democrazia di Toniolo non è repubblicana, perché lui dice la Chiesa stessa è monarchica, non è collettivista, non è rivoluzionaria, ma pacifica, si fonda sulla collaborazione, non sulla lotta delle classi. Ecco, come definiremmo oggi questa concezione della democrazia se non come una democrazia, come dire, organica e paternalistica? Una democrazia che cerca di coniugare la nozione stessa di democrazia con quella di gerarchia e quindi rispetta un ordine gerarchico con un soprordinato o un subordinato. E quindi, secondo me, come
una nozione di democrazia che più che come un tentativo scientifico, il concetto cristiano di democrazia invece è una costruzione, è come dire, una spiegazione ai cristiani di una nozione di democrazia che sia, come dire, udibile alle loro orecchie. In sostanza la mia impressione è che Toniolo si rendesse conto che i tempi stavano cambiando, era preoccupato sia dell'importanza della questione sociale, un'espressione che nel corso del XIX secolo indicava una varietà di fenomeni, non solo la questione operaia, sia dello sviluppo del socialismo, era interessato a portare il mondo cattolico verso una progressiva accettazione della democrazia, mimetizzava quindi la democrazia in forme organiche e gerarchiche per farle accettare sostanzialmente alla gerarchia vaticana e alla tradizione cattolica. Ma facendo questo tradiva sia la nozione sia la realtà della democrazia. E per rendersi conto di questo io penso che la cosa migliore sia proprio di vedere chi sta all'inizio e alla fine di quella traiettoria. Sturzo alla fine e Tocqueville all'inizio, e fare una rapida comparazione. Senza troppe parole, nell'appello ai liberi e ai forti che dava luogo, che era il manifesto del Partito Popolare, Luigi Sturzo scrive che il Partito Popolare voleva, parole di Sturzo, uno Stato veramente popolare che rispetti i nuclei e gli organismi naturali, la famiglia, le classi e i comuni, e la riforma dell'istituto parlamentare sulla base della rappresentanza proporzionale, non escluso il voto alle donne e il senato elettivo, che erano due capitoli rivoluzionari per il 1919. Ora, io riconosco il fatto che Sturzo, scrivendo 22 anni dopo, scrive anche dopo l'allargamento del suffragio del 12 e del 18, scrive qualche mese prima della proporzionale del 19. Ecco, e riconosco che la cultura cattolica con Sturzo aveva nel frattempo fatto molti grandi progressi, liberandosi dal retaggio, diciamo un po' medievale, di cui Toniolo è ancora prigioniero, questo concetto di gerarchia che ritorna, questa carità che va a correggere la giustizia. Insomma, noi oggi potremmo sottoscrivere la nozione di democrazia di Sturzo, non potremmo sottoscrivere la nozione di democrazia di Toniolo. E poi c'è l'altro singolare fatto. Toniolo è un buon conoscitore della cultura tedesca, come tutti sanno, era un germanofilo, è stato poi più tardi nella sua vita anche vicino, come abbiamo sentito anche stamattina, al mondo culturale franco-belga. E peraltro io non sono riuscito a trovare nei suoi lavori, questo principale e poi gli altri minori sulla democrazia, non sono riuscito a trovare una citazione di Tocqueville, cioè della persona che ha introdotto nel mondo il concetto di democrazia. Democrazia perché per Tocqueville è sostanzialmente fatto di tre cose: eguaglianza, come aspirazione all'eguaglianza, come pareggiamento delle condizioni di partenza e infine come eguaglianza, come un insieme di regole valide per tutti. È il motivo per il quale Tocqueville nella Democrazia in America ripensa alla distinzione francese tra diritto pubblico e diritto privato e scrive a Blosseville, il suo amico Blosseville, per chiarirsi le idee su questo argomento. Allora la Francia non potrebbe essere democratica perché non ci sono le condizioni di un diritto uguale per tutti, come il common law inglese o americano nel caso specifico. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è l'individualismo e la mobilità sociale, che è il contrario della gerarchia, e questo l'aveva scritto 62 anni prima di Toniolo, Tocqueville. E il terzo elemento
è la partecipazione dei cittadini alla vita dello Stato. È quell'elemento che fa dubitare, con un capitolo di straordinaria modernità e contemporaneità, a Tocqueville, della stessa nozione di democrazia, quando Tocqueville enuncia quella sua preoccupazione per la cosiddetta dittatura della maggioranza, no? Di cui tanto abbiamo sentito gli echi in tutto quest'ultimo ventennio in Italia. E quel tema della dittatura della maggioranza deriva proprio dalla premessa che Tocqueville ha accettato, cioè della eguale partecipazione di tutti alla vita collettiva delle istituzioni pubbliche. Ecco, quindi la mia conclusione è che mi pare che il contributo di Toniolo valga oggi meno come contributo al grande dibattito che ha dominato il XIX e il XX secolo e che continua ai nostri giorni sulla democrazia, che è come un tentativo di dare cittadinanza all'aspirazione democratica nell'ambito della cultura cattolica. Ecco, in questo senso è ancora importante, e solo in questo senso è ancora importante quel saggio di Toniolo e il suo contributo alla nozione di democrazia. Grazie molte, mi pare appunto che abbiamo ascoltato in maniera molto articolata i due poli entro cui si dibatte questa nozione di democrazia, il polo sociale ed il polo politico, che appunto investono aspetti diversi e che tuttavia entrambi hanno costituito un problema per il XIX e per il XX secolo.